Benvenuti amici di eventindiretta.it, sono scese in campo le due squadre che si affronteranno per questa decima giornata del campionato di promozione Girone A. Si gioca al campo comunale di Palazzo San Gervasio per la prima volta per quanto riguarda lo Spinazzola, Spinazzola che va a giocare quindi in una città molto vicina alla sua, ovvero Spinazzola. L'avversario di oggi è l'Ascoli Satriano, due squadre che si trovano nella zona bassa della classifica. La voglia della squadra di Schiavone è cercare di ritrovare il successo dopo soprattutto la sconfitta di domenica scorsa a Castellana Grotte contro il Trulli e Grotte, la rete di Salvati che ha fatto portare 3 punti a casa al Trulli e Grotte, altra squadra invischiata nelle zone basse della classifica. Ascoli Satriano che, come detto, si trova con 9 punti al terzo ultimo posto, assieme anche al Trulli e Grotte, di cui parlavamo prima, al Real City e appunto allo Spinazzola. Quindi sarà una vera e propria sfida a salvezza quella che vedrà opposta la squadra di Schiavone oggi in tribuna dopo la squalifica a causa dell'espulsione avvenuta proprio a Castellana. Squadra di Landi e quella di Schiavone sono le due squadre che hanno segnato di meno in questo campionato, 5 reti ciascuno. E allora siamo pronti a partire, andiamo a leggere le formazioni. Partiamo dall'Ascoli Satriano con Pompa tra i pali, Daddato e Boracino i terzini, Cormio e Cuocci centrali, Coppola e Cristiano i due esterni d'attacco, Capuano e Seccia a centrocampo, Martinelli e Valentino le due punte, dall'altra parte invece la Greca tra i pali, lo Sappio, Saponara i due terzini, Peschekere e Rotunno i centrali di difesa, Arborea e Quattromini i centrali di centrocampo, Filannino e Cardano le ali, Albanese alle spalle di Bove che gioca praticamente da falso 9. Cardano che da 2 settimane torna a giocare nel ruolo classico, quello che l'ha contraddistinto nel percorso che ha fatto soprattutto a Gravino, ovvero quello di esterno d'attacco. E ha dato buoni frutti soprattutto per quanto visto contro il Castellana. Si parte in questo momento, Spinazzola che giocherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Approfittiamo anche per leggere le panchine: Forlastro, Desario, Grazia Dei, Catarinella, D'Ascoli, Pasculli e Di Noia sono i giocatori della formazione dello Spinazzola in panchina, mentre dall'altra parte Ascoli con Lombardi, Abruzzese, Ciccarelli, Cadaleta e Mastrapasqua. Diversi infortunati da una parte e dall'altra, soprattutto i centrali dello Spinazzola, mentre c'è il primo fallo fischiato da Davide Scaraggi di Molfetta, che oggi sarà assistito da Pasquale Rutigliani di Molfetta e Damiano De Gennaro, anche lui di Molfetta. Dicevamo assenti soprattutto i difensori centrali per quanto riguarda lo Spinazzola. Sappiamo già di Roselli, manca anche Ludovico, manca Ziri, quindi sicuramente la scelta è quella di far giocare Peschekere, una scelta obbligata. Il giovane mediano, classe 99, costretto a giocare al centro della difesa. Dall'altra parte invece pesano le assenze di Cifaratti, difensore centrale d'esperienza, ex Canosa, Bitonto e Corato, e di Gianfranco Caggianelli, un giocatore che ha militato anche in Serie C con le maglie di Barletta e Neapolis. Un giocatore che si è espresso molto bene nella prima stagione, era quella 2008-2009, con il Cerignola, la vittoria del campionato di promozione di Gianfranco Caggianelli, con in panchina Zinfollino. Oggi assente sicuramente per Antonio Landi, il tecnico dell'Ascoli Satriano, un'assenza pesante. Rimessa laterale per l'Ascoli Satriano, andiamo in cronaca diretta. Ci sono passati un paio di minuti dall'inizio della partita. Ricordiamo anche gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Ferre, Linea Uomo, Baipino. C'è un giocatore a terra, però oltre la linea laterale dell'Ascoli Satriano. Satriano che comunque può contare su giocatori che hanno già fatto qualche campionato di ottimo livello. Una squadra di fondo molto giovane, quasi tutti i giocatori sono nati negli anni 90. Arborea tornato a Spinazzola
dopo un periodo di stop. Pallone toccato da Pesquet, che era conquista la sfera, il numero 10 di Pasquale Valentino, può mettere la palla in mezzo, il tocco di Rotunno che riesce ad evitare che il pallone arrivi sui piedi di Martinelli. Rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. Con le mani Borraccino cerca Valentino. Pallone che va da La Greca. Il rinvio del portiere dello Spinazzola. Bove scivola di testa Cuocci. Termina di testa anche Quattromini. Poi Capuano riesce ad arrivare sul pallone. Pressato Cuocci. L'uscita di Luigi Pompa. Cuocci, Capuano, Martinelli, palla tra le linee, cercato Valentino, giocatore che ha segnato di più in questa stagione per la Scuola Satriano, ben 4 gol però distribuite tra campionato e coppa, 2 in campionato per l'attaccante numero 10 Pasquale Valentino e 2 invece in campionato. Calcio di punizione con Cuocci che va alla battuta. Trascorsi i primi 5 minuti di Nuova Spinazzola, Ascoli Satriano. Cuocci, centrocampo arborea, Quattromini, il capitano, a destra c'è Cardano, palla centrale per il numero 6. Carmine Albanese che fa da play alle spalle di Bove. Calcio di punizione per l'Ascoli Satriano con Pompa alla battuta. Gioca largo a sinistra dove c'è Francesco Daddato in contrasto Cardano. Alza il pallone Seccia. Ancora Seccia, non riesce a bloccare Rotunno, allora pallone che va a sinistra da Riccardo Lo Sappio. Steso Alessandro Coppola, l'ex Nuova Andria, fermato all'intervento di Bartolo Filannino. Calcio di punizione. Cormio, Arborea, poi Valentino, palla sull'esterno, va giù, giocatore della formazione spinazzolese, ovvero Lo Sappio, palla che termina fuori, rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. Seccia ha cercato in mezzo un compagno, palla controllata da Saponara, poi bravissimo Cardano a superare il diretto avversario, palla centrale per Albanese che allarga ancora il gioco a destra per Cardano. Cardano può andare al cross, al centro c'è solo Bove, prova la conclusione, palla che termina fuori. E abbiamo con noi il nostro Gabriele Copeta che ci ha raggiunto qui per commentare con noi la partita di oggi, una vera e propria sfida salvezza, quella che vede opposta lo Spinazzola di Schiavone all'Ascoli Satriano di Landi. Sì, Spinazzola che reduce da una brutta sconfitta contro l'ultima in classifica, oggi cercherà di ottenere 3 punti importantissimi proprio come la squadra avversaria. Pallone che termina fuori, ha provato a raggiungerlo Cristiano, ragazzo che può essere considerato senz'altro una scoperta di Antonio Landi perché l'anno scorso giocava in terza categoria nello Zapponeta, proiettato in promozione, ha già segnato una rete. Tra l'altro Landi, che è nativo di Trinitapoli, conosce bene la zona nord di Barletta, quindi pescato questo ragazzo molto giovane che ha subito convinto Ascoli Satriano.
Vecchia vuole ripartire dalla promozione e cercare la salvezza. Intanto 4 uomini, il tiro dalla distanza, la palla che termina tra le braccia di Pompa. E allora Gabriele, come al solito, schiavone che deve affrontare problemi di formazione ormai cronici, considerando che ogni settimana si aggiunge qualche infortunato nuovo, problemi soprattutto nella zona centrale, nella zona di difesa, dove mancano Ziri, Roselli e Ludovico. Sì, ancora una volta Schiavone è costretto a far subentrare in campo dei giocatori che non hanno quasi mai giocato in questa stagione. Vedremo come si comporteranno. E sfortunato lo Spinazzola in questo periodo, che però sembra stia giocando bene. Tanto Cardano ha provato a mettere dentro un pallone col destro, è scivolato sul terreno di gioco, non in ottime condizioni, anche se ovviamente il tempo, la pioggia ha condizionato il fondo di gioco. Arborea, Cardano, anticipato da un giocatore della formazione giallo-blu, si trattava del numero 3, Francesco Daddato, altro giocatore che ha militato anche in categorie più importanti. Con le mani Daddato. Colpo di testa di Arborea. Saponara, tocco di Capuano, Daddato anticipato molto bene da Albanese, rientra Albanese con il destro, buono il pallone in mezzo per Bove, Bove può metterla dentro, c'è l'intervento di Giovanni Cuoci che chiude lo spazio a Bove, e Spinazzola che in questi primi minuti si sta proponendo soprattutto sulla corsia di destra, dove c'è Cardano, ma in questo caso è stato Albanese a mettere il pallone dentro. Sì, sta giocando bene in questi primi minuti, sta soffrendo la squadra avversaria, vedremo come si comporterà lo Spinazzola nei prossimi minuti. Occhio a questo calcio d'angolo con Carmine Albanese che può andare a calciare di destro all'interno dell'area di rigore, palla corta sul primo palo, allontana la retroguardia della formazione dell'Ascoli Satriano, poi Cuoci con esperienza riesce a strappar via il pallone dai piedi di Albanese. Tra l'altro Schiavone che è praticamente a ridosso del campo, qua nei pressi della retina che separa la tribuna dal campo. Qui ci ha giocato e ci ha allenato, ha fatto l'allenatore e giocatore nell'ultimo campionato vinto dallo Sporting Palazzo, quello composto anche da diversi giocatori pugliesi, portando la squadra dalla seconda alla prima categoria. Con le mani Daddato, palla centrale per il numero 4 Seccia, perde il pallone l'Ascoli Satriano, può ripartire dalla zona centrale del campo lo Spinazzola. Filannino per Cardano, cerca ancora l'esterno lo Spinazzola, palla dentro, il pallone in mezzo. Bove ha cercato di spizzare e non c'era nessuno però a sostegno del numero 9, Giuseppe Bove. Poi in ritardo Filannino che comunque ha giocato il pallone a destra, poi si è centrato, non ha fatto però a tempo ad arrivare all'appuntamento col pallone. Allontana Cuoci, poi Valentino perde il pallone. La deviazione, palla che termina fuori. Rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. Lungolinea alla ricerca di Giacinto Martinelli. L'intervento in chiusura di Peschechera. Bove prova a passare su Borraccino. C'è il fallo di Giuseppe Bove. E Gabriele si segnala anche la presenza e il ritorno di un giocatore che per anni ha vestito la maglia dello Spinazzola. Parliamo di Sebastian Arborea. Sì, giocatore che è stato sicuramente protagonista nelle passate stagioni in terza, in seconda e prima categoria. Oggi lo rivediamo tornare con questa maglia, speriamo faccia bene. C'è stato il fuorigioco da parte di Alessandro Coppola, segnalato dall'assistente numero 1, dal signor Pasquale Rutigliani di Molfè. La Greca cerca a destra Cardano, Bove
Palla ancora per Cardano, buono lo stop almeno in un primo momento, sembrava così, poi non è riuscito a controllare la sfera. Intervento di Arborea, che ha commesso fallo calcio di punizione per l'Ascoli Satriano. Vicino al quarto d'ora, 13 minuti di gioco, al nostro cronometro, palla profonda, l'uscita di La Greca ai limiti dell'area. Interviene con le mani Tommaso La Greca, che va al rinvio, palla lunghissima dalle parti di Albanese, il colpo di testa di Cormio. Poi un po' di confusione tra Cristiano e il numero 3 Daddato. Alla fine Daddato riesce a conquistare la rimessa laterale. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Ferre, Linea Uomo Baipino, sponsor della partita odierna tra la Nuova Spinazzola e l'Ascoli Satriano. La ripartenza rapida della formazione giallo-blu, che viene fermata però dal fischio dell'arbitro, cioè della segnalazione del fuorigioco. Sulla corsia di destra l'azione non riesce a svilupparsi, con Rutigliani che alza la bandierina, Rutigliani di Molfetta, sarà calcio di punizione per lo Spinazzola, che come detto sta insistendo molto sulla corsia di Cardano, il giocatore con più qualità assieme ad Albanese Quattromini, almeno per quanto riguarda la rapidità di esecuzione e la bravura nel dribbling. Cardano è il giocatore che ha fatto vedere le sue doti soprattutto nel doppio campionato, negli ultimi due campionati a Gravina. Il pallone messo in mezzo, Bove all'interno dell'area di rigore, deve girarsi, cerca l'appoggio, il pallone rimbalza sul corpo di Cormio, ancora Bove, si porta il pallone nei pressi della bandierina e conquista forse una rimessa laterale. Con le mani Saponara, siamo al quindicesimo, pallone all'interno dell'area di rigore, Albanese prova a girare in mezzo, riesce a liberare l'area di rigore l'Ascoli Satriano. Un'altra soluzione, Gabriele, è quella di utilizzare Bove come falso 9, cioè come una prima punta che in realtà non lo è, e soluzione provata anche in altre occasioni, però magari allo Spinazzola, l'abbiamo detto in più occasioni, servirebbe una prima punta vera e propria, non un falso 9. Sì, Bove che sostituisce l'infortunato di Nuia, l'ha usato anche in altre occasioni questo falso 9, ovvero contro a Gravina, contro contro il San Marco, cosa che è funzionata, lo Spinazzola ha giocato bene contro il Gravina. Vedremo oggi come si comporta Bove. Giusto una rettifica, è assente di noi, o meglio è in panchina, però diciamo la sua assenza è dovuta più che altro a problemi lavorativi che lo stanno portando purtroppo per lo Spinazzola ad essere utilizzato col contagocce, giocatore che come diceva Gabriele è il più idoneo a ricoprire il ruolo di prima punta. Con le mani il numero 3 Daddato, palla che viene deviata da Rotunno, la rimessa laterale per l'Ascoli, lo Spinazzola. Con le mani Saponara. Prova ad andare di testa il numero 8 Arborea, Quattromini, Cardano, poi Cristiano. Ultimo tocco di Cristiano, la rimessa laterale subito battuta, Albanese può andare in mezzo, preferisce sterzare, cambiare direzione, va da Filannino, Filannino mette giù il pallone, il pressing di Coppola aiutato da Borraccino riesce a riconquistare il pallone, la squadra di Landi, rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. Landi che è allenatore fresco, giovane, classe 78, ha allenato l'anno scorso già l'Ascoli Satriano portandola nella zona playoff, prima ancora la vittoria del campionato di terza con la Victrix Trinitapoli, però sicuramente Landi
ha fatto parlare di sé molto per il curriculum da calciatore. Tra l'altro faceva parte della squadra che nel 2004-2005, mentre seguiamo questa azione, la presa di Pompa, nel 2004-2005 realizzò un record praticamente quasi imbattuto, quello del Monopoli in eccellenza, con i 102 punti conquistati nel duello con il Brindisi, e Landi era appunto, faceva parte appunto della formazione allenata da mister Ragno. In carriera poi Landi, andando a terminare un po' il ritratto dell'allenatore della scuola di Satriano, è stato giocatore anche a Bisceglie, al Montenero, ad Andria, dove ha totalizzato 11 presenze in C1, C2 con Nardò, Maceratese, Sant'Anastasia, e D con Cerignola, San Benedettese, Termoli. Ha giocato anche all'Ocorotondo, curriculum davvero ricco da calciatore, e ora subito convincente da allenatore con, dicevamo, la vittoria della terza categoria con il Victrix Trinitapoli e poi con il quarto posto raggiunto l'anno scorso dall'Ascoli Satriano, un po' a sorpresa. ...19 minuti al nostro cronometro, sempre 0-0 qui a Palazzo San Gervasio tra la Nuova Spinazzola e l'Ascoli Satriano. Rotunno, intervento di Cardano, albanese. Ancora Cardano, c'è il raddoppio su Cardano, tiene il pallone in campo, Arborea, smessa per Albanese, di prima intenzione, dentro per Cardano, il duello con Daddato, va giù Daddato, c'è il fallo in attacco di Cardano, calcio di punizione. E Gabriele ancora si cerca la soluzione a destra, Cardano che anche in questo caso ha provato a puntare lo scambio con Albanese, cercano di dialogare molto i due giocatori. Spinazzola che incomincia l'azione soprattutto sull'auto di destra, come abbiamo visto nei minuti precedenti, con protagonisti Albanese e Cardano. Rotunno, pallone allontanato, palla verso Bove. Prova a girarla in direzione Albanese, la palla ributtata nella metà campo dello Spinazzola. Lo Sappio, col petto Borraccino, la sterzata di Borraccino, Bove prova a mettere il piede per rubare il pallone. C'è il fallo, calcio di punizione per l'Ascoli Satriano. Giovanni Cuoci, l'ex Canosa, pronto a battere questo calcio di punizione. Parte Cuoci, palla all'interno dell'area, o meglio ci ha provato a metterla all'interno dell'area, palla che viene controllata da un giocatore dello Spinazzola. Intanto un altro fallo, stavolta di Arborea, le proteste da parte di Carmine Albanese, calcio di punizione. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fair e Linea Uomo Beipino, gli sponsor di questa diretta. Ricordiamo che in diretta ci sono altre tre partite, anzi due partite. Una l'abbiamo gustata questa mattina mentre seguiamo questo calcio di punizione, il colpo di testa di Saponara ad allontanare, poi Arborea, Cardano, Cormio, anzi era Seccia, di testa Rotunno. Intervento in chiusura di Peschechera, può ripartire sul lato di sinistra Filannino. Non aggancia Quattromini, allora Raffaele Seccia riesce a sfuggire al ritorno di Quattromini. Ancora Seccia, la sterzata di Coppola, la palla all'interno dell'area dove non c'è nessun compagno di squadra, facile per Tommaso La Greca impossessarsi del pallone. Rinvio che non arriva a destinazione, allora Daddato, errore anche dell'Ascoli Satriano con questo lancio e il misunderstanding tra Daddato e il numero 10 Valentino. Giacinto Martinelli, Borraccino,
Palla fuori sulla pressione del numero 3 Lo Sappio, rimessa laterale per lo Spinazzola. Mentre siamo arrivati al 23esimo minuto, Quattromini, Filannino cerca Bove, davanti a lui Cuocci, Quattromini, pallone messo dentro da Lo Sappio per Schechera. Regolare l'intervento, regolare la posizione di Filannino. Filannino può andare al cross, dentro il pallone, pallone che esce sulla linea di fondo. Oltre la linea di fondo c'è stata la presa di Pompa, però il pallone era già uscito. Rimessa laterale del Ascoli Satriano. Palla addosso a Martinelli, palla che termina fuori. A parte Gabriele, la spinta dello Spinazzola a destra, come abbiamo visto e abbiamo già detto durante questa prima parte di telecronaca, non si sta vedendo molto, almeno sul piano delle azioni da gol create. No, né così nessuna occasione gol da parte delle due formazioni di gioco. Però Spinazzola che riesce a creare gioco, mentre l'Ascoli Satriano finora non ha creato, non è riuscito a creare gioco. Ci prova ora da destra con la rimessa laterale affidata a Marco Borraccino, pallone per Coppola. Lo Sappio, il tocco, la palla fuori con la rimessa, guadagna qualche metro la squadra di Landi. Con le mani in mezzo Borraccino, il pallone calciato da Coppola che si inventa un Eurogol con lo stop e il tiro. 1-0 Ascoli Satriano, minuto numero 24, gol di Coppola che è riuscito in mezzo all'area di rigore a trovare prima lo stop, poi col palleggio il tiro di destro che è terminato alla destra di La Greca. Vantaggio quindi per l'Ascoli Satriano, che alla prima occasione utile, al primo tiro in porta, ha trovato il gol del vantaggio. Sì, bel gol di Coppola, come hai detto tu, al primo tiro in porta ha trovato il gol del vantaggio. Devo fare complimenti per il gol. Coppola, tra l'altro, figlio d'arte, il padre è stato calciatore anche in piazze importanti. L'anno scorso a Canosa, quest'anno Ascoli Satriano, la scelta del giovane classe 96. Per Coppola è la prima rete in questo campionato. L'anno scorso non è riuscito a mettere in fila a 5 col Canosa. Intanto ha conquistato un buon calcio di punizione lo Spinazzola. Soprattutto però con la nuova Andria, sia in promozione che in prima categoria, ha segnato qualche gol in più il calciatore dell'Ascoli Satriano, che ha trovato davvero un bel gol. Calcio di punizione sul pallone Giacomo Quattromini e Carmine Albanese. Vediamo chi dei due andrà a calciare verso la porta difesa da Pompa. Gol che è arrivato al 24esimo minuto del primo tempo. Parte Albanese, la finta, Quattromini può piazzare il destro, la palla non lontana dallo specchio della porta. Bella questo calcio di punizione calciato da Quattromini. Sì, come ci sappiamo, Quattromini è un ottimo tiro dalla distanza, ha fatto una bella punizione, Spinazzola vicino al pareggio. Lontana da Dato, palla che termina fuori, rimessa laterale per lo Spinazzola. E Spinazzola che deve cercare subito di reagire dopo la rete dell'Ascoli Satriano. Quattromini di testa, Seccia. Colpo di testa anche di Peschechera.
riparte con l'azione corale l'Ascoli Satriano, palla che viene raccolta da Lo Sappio, c'è il fallo su Riccardo Lo Sappio da parte proprio di Coppola, calcio di punizione Spinazzola, quattro uomini, Arborea, Peschechera, quattro uomini, pressione di Valentino, quattro uomini, riesce a lanciare, palla che però è preda di Cormio. Buono il pallone di Valentino, di prima intenzione verso Giacinto Martinelli, la chiusura di Rotunno. Colpo di testa da parte di Daddato. Chiede il tocco di mani di Valentino, Sebastian Arborea, l'arbitro fischia il calcio di punizione che viene accordato agli uomini di Schiavone. Rotunno con la spalla a Cardano, allontana Cormio. Il colpo di testa di Saponara, allunga Arborea, rubato il tempo a Cardano, la rimessa laterale per l'Ascoli Satriano, c'è stato l'ultimo tocco da parte di Saponara. Con le mani il numero 3 dell'Ascoli Satriano, perde il pallone la formazione foggiana. Palla lunga da parte di Saponara, troppo lunga anche per la corsa di Beppe Bove, lascia sfilare Luigi Pompa, arrivato la scorsa stagione all'Ascoli Satriano, il portiere classe 91 che ha avuto anche un'esperienza nel Salento in eccellenza con la Toma Maglie, principalmente è rimasto in zona Foggia nelle ultime stagioni prima dell'approdo ad Ascoli Satriano. Gioventù Calcio Dauna, prima categoria, colpo di testa di Cardano, Saponara, ancora Cardano, il tocco per Arborea, poi quattro uomini nella zona nevralgica del campo, il numero 10, il capitano, smista a sinistra dove c'è Lo Sappio, può partire palla al piede Lo Sappio, affrontato da Coppola, vince il contrasto Coppola che riesce ad ottenere anche un calcio di punizione, calcio di punizione che verrà battuto da Borraccino, che lascia però Acquocci, è l'unico giocatore in campo nato prima degli anni 90, è classe 88, giocatore di maggiore esperienza della squadra allenata da Landi. Cristiano tiene il pallone in campo, Rotunno ricomincia dalla Greca. Rimessa laterale per lo Spinazzola. Pallone che è uscito. C'è un giocatore a terra. E allora noi andiamo a ricordare i nostri sponsor. Ci sono offerti il Sud, Cereal Ferra, Linea Uomo by Pino e Stella Verde. Col numero 3 Daddato, poi Seccia, Luigi Pompa, Cuocci, col numero 5 Cormio, la pressione di Beppe Bove, la palla è uscita, la rimessa laterale per i bianco-azzurri di Schiavone. Tanto abbiamo superato la mezz'ora, 1-0 al 24esimo, mentre occhio a questa conclusione di Arborea. Quattro uomini, un po' di confusione, prova a sbrogliare Seccia, il pallone lungo, però in una zona scoperta dagli attaccanti dell'Ascoli Satriano.
al rinvio sul retropassaggio la Greca con fretta, con troppa fretta. Il portiere ex Gravina spazza oltre la linea laterale. Con le mani giallo-blu vanno lungo linea il tocco di Martinelli, poi con il numero 3 Riccardo Lo Sappio, palla ancora fuori. E ora Gabriele dovrà cercare sicuramente una reazione più importante, lo Spinazzola, dopo il gol di svantaggio. Sicuramente, perché comunque sono tre punti importantissimi per la classifica, quindi non si deve permettere di perdere quest'oggi. Spero che pareggino il più presto possibile, perché la Scolese Triano sta davvero prendendo le redini del gioco in mano. Filannino prova a partire sulla corsia di sinistra. Filannino, la sgroppata del numero 11, la palla calciata da Martinelli addosso a Filannino, a terra un giocatore della formazione spinazzolese. Quattro uomini, va giù per l'arbitro, deve rialzarsi. Le proteste da parte del pubblico, poi torna sul pallone quattro uomini, riconquista un pallone fondamentale, palla sulla corsia per il numero 11 Filannino. Occhio al centro, Cuoci, il giallo di Bove che ha commesso fallo, primo giallo della partita per Giuseppe Bove. Fallo su Cuoci che rimane a terra dolorante. Vediamo se l'arbitro andrà a chiamare lo staff medico della Scolese Adriano. Si alza il massaggiatore, però si alza anche Giovanni Cuoci e va a chiedere scusa molto sportivamente Giuseppe Bove al difensore centrale. Anzi, non si trattava di Cuoci ma di Francesco Cormio. Il calcio di punizione battuto da Pompa. Lo Sappio in anticipo su Coppola, la rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. Palla in mezzo, colpo di testa di Rotunno, Arborea arriva a Seccia dalle retrovie, riconquista il pallone l'Ascoli Satriano. Attenzione Coppola all'interno dell'area di rigore, la parata di La Greca. Ancora lui, Alessandro Coppola, questa volta più defilato, riesce a trovare comunque la zona di tiro per esplodere il destro. Si oppone molto bene La Greca che sventa, palla che termina oltre la linea laterale. Azione pericolosa per l'Ascoli Satriano che arriva ancora dai piedi di un giocatore talentuoso come Coppola. Pallone che è terminato oltre la linea di fondo, quindi sarà calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo, il colpo di testa di Rotunno, poi pallone deviato da Cuoci. Non c'è stato nessun giocatore dell'Ascoli Satriano pronto a ribadire il pallone in rete, lì nell'area piccola. Ancora un pallone buttato davanti, c'è ancora Daddato in quella posizione, il terzino sinistro. Poi Martinelli, c'è un giocatore a terra. E allora noi prima andiamo a ricordare gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fer, Linea Uomo Baipino e Macchine Agricole Stella Verde. E poi andiamo a chiedere a Gabriele, un Ascoli Satriano che è andato vicino al gol al secondo tiro in porta, al primo è riuscito a segnare, al secondo è andato molto vicino alla marcatura con questa conclusione dall'out di destra da parte di Coppola. Sì, Ascoli Satriano che si è reso ancora una volta pericoloso con stavolta un tiro nello specchio vicino al raddoppio. Come ho detto già prima, lo Spinazzola si deve sbrigare ad attaccare e a creare occasione a gol, perché l'Ascoli Satriano sta prendendo confidenza con il pallone. A terra ancora il giocatore dell'Ascoli Satriano. Mentre ci avviciniamo alla chiusura di questo primo tempo con il punteggio, lo ricordiamo, che vede l'Ascoli Satriano in vantaggio al 24esimo del primo tempo, la rete di Alessandro Coppola. Esterno destro del 4-4-2 disegnato da Antonio Landi.
Si è rialzato Raffaele Seccia, che ora esce dal campo per essere poi richiamato dall'arbitro Saponara, per Cardano che va a restituire il pallone all'Ascoli Satriano. Pompa. Pompa in mezzo, Martinelli e Saponara duello, pallone toccato da Davide Saponara. Poi Cardano in mezzo a tre, Martinelli gli riesce a togliere il pallone, poi lo scontro tra Arborea e Martinelli. Il giallo per Cardano. A questo punto credo per proteste, perché non mi sembra esserci stato il fallo del cursore di destra. Protesta anche Carmine Albanese. Rimessa laterale, palla battuta da Dato. Occhio alla conclusione dalla distanza del numero 10 Valentino. Palla di destro che termina non lontana dallo specchio, però sicuramente non è pericolosa per Tommaso La Greca. 40 minuti al nostro cronometro. Spinazzola che ha cominciato molto bene, soprattutto con Cardano e con le azioni che arrivavano da destra, mentre seguiamo questo pallone di quattro uomini che però non arriva a destinazione. Saponara, Cardano col tacco, la giocata per Albanese che può alleggerire ancora per Cardano, palla addosso a Daddato, poi fischia l'arbitro che assegna il calcio di punizione all'Ascoli Satriano. Dicevamo, uno Spinazzola che è cominciato bene e poi ha preso le misure da Dato, soprattutto di Cardano, mentre l'Ascoli è pian piano cresciuto. Arriva il terzo giallo intanto per Arborea e invece no, l'arbitro lo rinfila nel taschino. Grazie a Arborea. Chiede scusa Arborea anche qui. Qui diciamo era vicino al giallo Arborea. L'arbitro si è reso conto della bontà delle intenzioni del giocatore, del centrocampista, e ha ritirato dal taschino il giallo, l'ha reinfilato il giallo nel taschino, non ammonendo Sebastian Arborea. Rimessa laterale per l'Ascoli Satriano, il pallone lungo linea verso Martinelli, colpo di testa da parte del numero 2, del numero 3, lo Sappio. Quattro uomini. Lo Sappio. Bove. Martinelli. Palla al piede. A sinistra c'è Cristiano. Sbaglia l'allungo Cristiano, palla che termina fuori. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fer, Linea Uomo Baipino e Macchine Agricole Stella Verde. Questi sono gli sponsor che permettono la diretta di quest'oggi con la new entry rispetto ai soliti che di solito citiamo, i nostri partner affezionati anche delle Macchine Agricole di Stella Verde. Quattro uomini. Palla verso Bove, c'è un giocatore a terra, si tratta di Lo Sappio. Quattro uomini, può girare a destra verso Cardano, buono lo stop del numero 7, davanti a lui Daddato, si libera del pallone, palla conquistata da Albanese, Albanese con Cormio che riesce a toccare il pallone ed è calcio d'angolo. Col numero 6 Albanese. Rotundo di testa, la palla sorvola la traversa. Qu-
43 minuti, a breve andremo in chiusura chiedendo anche al nostro Gabriele Copeta delle impressioni sul primo tempo. Tra un paio di minuti l'arbitro andrà ad assegnare il recupero, poi il fischio finale della prima frazione. Occhio a pompa, l'errore del portiere dell'Ascoli Satriano che ha ceduto il pallone corto davanti all'area di rigore. Quattro uomini, allontana il numero 8 Capuano, la rimessa laterale per lo Spinazzola che rimane in zona d'attacco e ora prova a creare un'occasione pericolosa per chiudere in maniera positiva il match senza lo svantaggio. Però sembra che l'Ascoli abbia anche dietro preso un po' le misure. Ricordiamo che lo Spinazzola per forza di cose gioca con due esterni, ovvero Cardano a destra, a sinistra Filannino, falso 9 lì davanti Bove, alle spalle Albanese in regia. Queste le indicazioni di Schiavone, le scelte di Schiavone. Palla a destra dove c'è Cardano, buono lo stop, può puntare l'uomo, palla per Arborea, il cross in mezzo, rischia qui la formazione spinazzolese, anzi scusate, la formazione dell'Ascoli Satriano. Pallone che passa in mezzo all'area di rigore, nessuno interviene, alla fine si avventa sul pallone Filannino, calcio di punizione, giusto il fallo, ma qui Gabriele anche una leggerezza della difesa dell'Ascoli Satriano. Sì, una leggerezza della difesa giallo-blu, adesso vedremo questo calcio di punizione che sicuramente verrà battuto o da quattro uomini o da Cardano, che sono i due specialisti della squadra dello Spinazzola. Ci sono tre uomini dello Spinazzola vicino al pallone, uno è Cardano, l'altro è Albanese, poi c'è quattro uomini, vediamo chi dei tre andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Calcio di punizione che arriva praticamente al 45esimo. Un po' defilato quattro uomini, probabilmente non sarà lui a battere. Rimangono sul pallone Albanese e Cardano. Parte Albanese, palla sulla barriera. Quattro uomini. Sfugge il pallone a Giacomo Quattro uomini. Rimessa laterale per i gialloblu. Testa Saponara, colpo di testa e allora può avanzare di qualche metro l'Ascoli Satriano. Saponara, non c'è il tocco di mani del terzino, palla in mezzo, Coppola a regolare la posizione di Coppola, prova a ripetere l'azione precedente, si alza però il pallone un po' troppo, l'intervento in chiusura di Peschechera. Siamo già un minuto oltre il 45esimo. Colpo di testa di Lo Sappio, poi il calcio di punizione, fallo su quattro uomini. E allora Gabriele, siamo in chiusura, un parere su questo primo tempo con il vantaggio al 24esimo siglato da Coppola per l'Ascoli Satriano. Sì, in primo tempo, soprattutto nella prima parte, domani, cioè gestito dalla squadra di Schiavone, poi negli ultimi minuti l'Ascoli Satriano ha preso un po' di confidenza, è riuscito a trovare il gol e ha dato segnali di vita soprattutto in questo finale. Adesso lo Spinazzola vuole pareggiare ma non ci riesce, come stiamo vedendo. A terra Cardano, c'è l'intervento regolare da parte di un giocatore gialloblu, si trattava di Cristiano. Quattro uomini, Rotunno sbaglia, allora può ripartire l'Ascoli Satriano, il lancio lungo verso Valentino, il tocco di testa, non c'è nessuno nei pressi dell'attaccante. Seccia, arriva Cardano, scivola Seccia, gli ruba il pallone il numero 7, lo scambio con quattro uomini, ancora Cardano, apre il gioco a sinistra dove c'è Filannino,
in sovrapposizione si lancia lo Sappio, tocco di Coppola, lo Sappio non riesce a tenere il pallone in campo. Ultimo tocco del terzino dello Spinazzola, rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. E siamo giunti al terzo minuto di recupero e probabilmente sarà l'ultimo. L'arbitro porta il fischietto alla bocca, uno sguardo all'orologio e allora si va a riposo 1-0 Ascoli Satriano. Noi ricordiamo gli sponsor: Fertil Sud, Cereal Fer, Luna Uomo Baipino e Stella Verde Macchine Agricole. Tra qualche minuto ci risentiamo per il secondo tempo della partita. E allora si torna in campo per il secondo tempo della sfida tra la Nuova Spinazzola e l'Ascoli Satriano. L'Ascoli Satriano in vantaggio al 24esimo del primo tempo, la rete di Coppola. Intanto sono arrivati dei punteggi dagli altri, delle variazioni di punteggio dagli altri campi. I più importanti: Molfetta che vince 3-0 fuori casa, in casa dell'Ordona, mentre si parte in questo momento con il secondo tempo della partita. E la vittoria, o meglio il vantaggio dell'Omnia Bitonto, 3-1 sul campo della Rutiglianese, un punteggio che sicuramente non sorprende considerando che è il testa coda della giornata. Spinazzola che, come analizzavamo con Gabriele Copeta, ha cominciato bene la partita, poi pian piano non è riuscito a trovare lo stesso spazio dell'avvio di gara, punita dalla prima azione da gol dell'Ascoli Satriano da Alessandro Coppola. Non sembrano esserci cambi. E allora le due squadre che ripartono con, partiamo dall'Ascoli Satriano, Pompa tra i pali, Borraccino ed Addato i due terzini, centrali Cormio e Cuocci, esterni nel 4-4-2 di Landi, Coppola e Cristiano, Seccia e Capuano nella zona nevralgica del campo, Martinelli e Valentino le due punte, dall'altra parte la Greca in porta, terzino destro Saponara, terzino sinistro Lo Sappio, Peschechera e Rotuno i due centrali, Arborea e Quattromini a centrocampo con Cardano largo a destra, Filannino a sinistra, unica punta Bove con alle spalle Albanese. E allora Gabriele, cosa ci aspetta in questo secondo tempo? Che cosa ha bisogno di fare la formazione dello Spinazzola per cercare di raddrizzare la gara? Sicuramente ci aspetteremo una reazione dello Spinazzola, poi vedremo l'Ascoli Satriano come difenderà il vantaggio e vedremo, ecco, sembra davvero un match emozionante in questa seconda frazione di gioco. Pallone giocato con le mani dall'Ascoli Satriano, il pallone in mezzo di Borraccino, il colpo di testa di Rotunno, riesce a raggiungere il pallone Cristiano, l'ex Zapponeta va dietro da Dato, lo scambio tra i due. Ancora Cristiano prova a puntare Arborea, riesce a saltarlo, punta anche Saponara. Saponara riesce a strappare il pallone dai piedi dell'esterno di sinistra. C'è la rimessa laterale per l'Ascoli Satriano. Con le mani l'Ascoli, Martinelli per Daddato, il cross di Daddato che finisce ampiamente oltre la porta difesa dalla Greca. Noi ricordiamo anche i nostri sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fer, la linea Uomo Baipino e la Stella Verde Macchine Agricole. Sponsor che permettono la diretta di oggi, potete vedere i riferimenti sulla nostra pagina su www.eventindiretta.it. Ricordiamo che in diretta ci sono altre due partite, c'è la gara di terza categoria tra lo Sly United e il Football Acquaviva e c'è Botricella contro Juvenili Roseto, campionato calabrese. Mentre c'è il rosso per Saponara. Rosso per Saponara, credo per aver calciato il pallone con violenza verso la panchina, tra l'altro dello stesso Spinazzola. Non sappiamo se il fallo è stato aggravato dalla reazione del terzino. Anzi, è stato Arborea
ad essere espulso, anche se abbiamo visto l'arbitro estrarre direttamente il rosso. Forse perché ha preso il doppio Arboria. Tanto rimane nella sostanza l'espulsione di Arboria e questo sicuramente, Gabriele, non depone a favore della formazione di casa, che deve inseguire e ora deve fare a meno di uno dei due centrocampisti centrali. Sì, sicuramente una perdita importante in questa partita e nella prossima. Ecco, era appena tornato dopo tante partite, cioè dopo tante assenze con la maglia dello Spinazzola, è tornato, ora si fa squalificare. Perché io non ho neanche capito, non si è capito perché l'ha squalificato il direttore di gara. Intanto è pronto a entrare in campo Fabio Di Noia, giocatore che, come dicevamo prima, ha qualche difficoltà più che altro la domenica per giocare la partita a causa di motivi legati al lavoro, e ora si gioca questa carta per dare magari un punto di riferimento lì davanti. Con Bove che sta soffrendo la fisicità dei due centrali, ora è proprio Bove che prova a tenere il pallone con Cuocci, non va giù Bove, ancora Bove va giù, si rialza, conquista il calcio di punizione, Bove faccia a faccia con Cuocci. Bove che, nonostante almeno 3-4 sportellate, è rimasto in piedi. Calcio di punizione per lo Spinazzola, che è una sorta di corner leggermente più corto. Ma intanto arriva il cambio. L'arbitro però non sembra rendersi conto della bandierina del guardaline che va a segnalare appunto il cambio. Se ne accorge ora. Ora vediamo chi è il giocatore che lascerà il campo in favore di Di Noia. Fuori Giuseppe Bove, dentro il numero 18 Di Noia, quindi cambio che avviene davanti con Di Noia che prende il posto di Bove nel ruolo di prima punta. Cercare di sfruttare i centimetri oltre che le abilità tecniche il numero 18, e magari proprio a partire da questo calcio di punizione con Carmine Albanese alla battuta. Pronto Albanese, c'è anche Rotunno, c'è Cardano all'interno dell'area di rigore, va Albanese sul parte centrale, prova a girare Cardano, il pallone si impenna, pompa, devia con la mano, allora ci sarà calcio d'angolo praticamente dalla stessa posizione dalla quale è stato battuto il calcio di punizione, ed è ancora Carmine Albanese che va a posizionare il pallone. Parte Albanese, palla ancora sul primo palo, Rotunno devia di testa. Non c'è la deviazione del difensore dell'Ascoli Satriano. Palla che termina fuori. Intanto 8 i minuti trascorsi al nostro cronometro. Si prepara anche un altro cambio. Si sta togliendo la parte superiore della giacca, credo Walter D'Ascoli. Valentino cerca Coppola lungo il pallone per l'esterno. La Greca mette subito in movimento Filannino che tiene il pallone in campo. La corsa di Albanese, l'intervento di Cuocci in copertura. Poi Capuano, un po' di confusione a centrocampo per la formazione giallo-blu. Credeva di essere in fuorigioco Coppola e allora ha rallentato, non è arrivato sul pallone, in vantaggio la Greca che rinvia dall'altra parte la sfera. C'è il fuorigioco, calcio di punizione, calcio di punizione per fuorigioco di Carmine Albanese.
E allora Gabriele, il cambio, il cambio portato di Noia come prima punta, che come dicevamo può rappresentare un pericolo per l'Ascoli Satriano. Sì, ora lo Spinazzola ritorna con una prima punta, come già detto nella prima frazione di gioco, che giocava col Folso Nuove, come hai ricordato. Infatti Bove non è una vera e propria punta, adesso fa entrare Di Noia, che non erano in ottime condizioni, però Schiavone usa questa carta. Tra l'altro Spinazzola che è passato alla difesa 3 con Peschechera, che va a ricoprire il ruolo naturale, quello di centrale di centrocampo. Difesa 3 composta da Saponara a destra, poi Lo Sappio a sinistra e Rotunno unico centrale. Pallone riconquistato da Cardano, lo perde in favore di Coppola. Lo Sappio in qualche modo riesce a servire Cardano. Quattro uomini, pressato, arriva il raddoppio e allora costretto a ripartire da Tommaso La Greca. Rinvio di La Greca, palla lunga verso Di Noia, di testa tocca Di Noia per Filanino, può entrare all'interno dell'area Filanino, calcio di sinistro, pompa, blocca il pallone. Al decimo questa azione pericolosa per la nuova Spinazzola con il numero 11 Bartolo Filannino, ben smarcato a sinistra, ed è proprio questo di cui aveva bisogno lo Spinazzola, ovvero di più spazio per permettere agli esterni di inserirsi. Occhio di Noia, prova a sgambettare ma Cormiolo anticipa. Tanto diamo un'occhiata agli altri risultati che cambiano. È arrivato il gol dell'Ordona, 3-1, su calcio di rigore, ha segnato Rocco Quaresimale. Vantaggio anche del Polignano, 1-0 col San Marco, la rete di Caruso. Questo è un risultato che può far sorridere soprattutto le squadre che sono nella zona bassa della classifica. E questi sono fino a questo momento i risultati che sono cambiati. Cambio per lo Spinazzola. Intanto ammonito Albanese, giallo per Carmine Albanese, che si era tolto la maglia prima di uscire dal campo, ha eseguito alla norma le direttive del regolamento l'arbitro e ha ammonito il centrocampista. Al suo posto D'Ascoli, vediamo dove Walter D'Ascoli andrà a posizionarsi. Probabile che si giochi ora con il 3-4-2. Con Cardano punta a fianco di Di Noia e D'Ascoli esterno a destra, con a sinistra Filannino. Rimessa laterale per lo Spinazzola con le mani il numero 3 Riccardo Lo Sappio. Palla in mezzo, Di Noia tocca, prova a recuperare la sfera Filannino, ci riesce su Borraccino. Ancora Filannino, cambia direzione, prova a cercare lo spazio per effettuare il cross, non lo trova, trova però quattro uomini in mezzo a due. Coppola, ruba il pallone in maniera regolare, ancora Coppola, supera anche D'Ascoli. Coppola va a profondo da Rotunno, da Valentino, con Rotunno che è riuscito ad anticipare Valentino. D'Ascoli, che era nella zona sinistra del campo, passa a destra con le mani. Borraccino riesce a intervenire sul pallone Peschechera, pallone lungo verso Cardano, in anticipo Cuocci va dietro da Pompa, il rinvio di Pompa costretto dalla pressione di Cardano a mettere il pallone largo a destra dove c'è Borraccino. L'intervento di Peschechera è irregolare, la scivolata di Peschechera che però viene solo ammonito verbalmente dal direttore di gara. Calcio di punizione per l'Ascoli Satriano con Marco Borraccino che va a battere. Mentre ci avviciniamo al quarto d'ora
il punteggio è sempre fermo sull'1-0 in favore della Scolis Adriano, così come si era chiuso il primo tempo, la rete di Coppola al 24esimo del primo tempo. Occhio ancora Coppola all'interno dell'area di rigore, calcia Coppola! 2-0 per l'Ascoli Satriano, ancora Alessandro Coppola, la doppietta di Coppola alla prima rete, dicevamo prima in campionato, ora firma la sua prima doppietta con la maglia dell'Ascoli Satriano. Il raddoppio sul buco lì in difesa, riesce a passare Coppola, questo è un po' lo scotto anche di utilizzare la difesa a tre, c'è più spazio. Spazio sfruttato appieno dall'esterno a destra che riesce a segnare la seconda rete e allora raddoppio Ascoli Satriano. Al minuto numero 14 ancora Alessandro Coppola. Gabriele ora si fa molto più difficile, due gol da recuperare con un uomo in meno in difesa in questo caso, che è costato tra l'altro il gol allo Spinazzoni. Sì, due gol da recuperare in mezz'ora di gioco. Sicuramente l'espulsione di Arborio ha pesato sul gioco dello Spinazzola, sulla mentalità dei giocatori, e quindi il ritmo dello Spinazzola si è abbassato e la Scoli Satriano ne ha approfittato mettendo a segno il secondo gol con Coppola. Va giù Dascoli. Rimessa laterale per l'Ascoli Satriano, l'ultimo tocco è stato dall'esterno Tranese. Lo Sappio. Seccia. Filannino. La Greca. Pallone lungo verso Di Noia. Non ci arriva Cuocci. Cardano. Cardano gira il pallone verso Dascoli. Spinazzola che domenica prossima si recherà a Corato, gara che è stata una delle più importanti per lo Spinazzola. Ben 5 volte si sono affrontate l'anno scorso il Corato e lo Spinazzola, 2 in campionato, 2 in coppa e poi i playoff portati a casa dalla formazione nero-verde, ma che hanno permesso comunque allo Spinazzola di passare nel campionato di promozione. Rotunno, anticipo su Valentino, mentre Ascoli Satriano che giocherà in casa contro la Rutiglianese, sempre più ultima. Occhio a Valentino, riesce ad andare in posizione regolare, Valentino non passa questa volta sulla Greca, scivola poi Valentino e spazza lontano Saponara. Ha rischiato ancora lo Spinazzola, ancora su una difesa che ormai è considerato l'uomo in meno, balla più rispetto al primo tempo. Intanto Filannino, Cardano, Quattromini, recupera il pallone Daddato, palla per la Greca, il rinvio di la Greca, pallone profondo, colpo di testa di Cuocci, testa Coppola, Filannino alza un campanile, Rotunno ci arriva di testa, riesce a dirigere colpo di testa su Cardano, poi Quattromini, non passa il pallone, intervento falloso, calcio di punizione. 18esimo minuto, noi ricordiamo gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fair, Linea Uomo Beppino e Macchine Agricole, La Stella Verde. Ascoli Satriano che non ha ancora effettuato cambi, stanno scaldando gli elementi in panchina, non tanti a disposizione di Landi che ha a che fare anche con diverse defezioni, e dicevamo in precedenza la più importante, quella di un giocatore di grande esperienza nonostante la giovane età, mentre ora il fallo di Cardano su Cuocci, ovvero dicevamo dell'attaccante che manca
lo scacchiere di Landi, ovvero Gianfranco Caggianelli. A terra Cuocci. Tanto prepara il terzo cambio, Schiavone dalla zona delle tribune, il numero 17, ovvero Pasculli. Si rialza Cuocci. Fuori dal terreno di gioco viene accompagnato Giovanni Cuocci, momentaneamente 10 contro 10, l'Ascoli Satriano con lo Spinazzola, di testa lo Sappio, Filannino perde il pallone, lo recupera Coppola, prova a partire ancora sul lato di destra, migliore in campo fino a questo momento Coppola, nonostante l'Ascoli Satriano di fatto sia andato alla conclusione 4 volte. In 2 occasioni ha fatto gol, nelle altre 2 è stato bravo la Greca. Di Noia. Non supera Cuocci. Lo Sappio. Fallo su Lo Sappio da parte di Coppola, calcio di punizione, 4 uomini per Rotunno. E sarà il 15, non il 17 a entrare, quindi Catarinella. Si gioca quest'ultimo cambio. D'Ascoli. Pallone toccata da Walter D'Ascoli. Sarà rinvio dal fondo per l'Ascoli Satriano. Luigi Pompa pronto a battere. È arrivato il momento di Catarinella. Quando verrà messo fuori di nuovo il pallone, quando il pallone terminerà di nuovo fuori, probabilmente sarà il cambio. E difatti arriva in questo momento la sostituzione, dentro Catarinella. Fuori dovrebbe andare col numero 2 Saponara, quindi fuori Davide Saponara, dentro Catarinella. Anche Catarinella è un centrocampista centrale, vediamo come andrà a collocarsi in campo. Intanto arriva il primo cambio anche per l'Ascoli Satriano, fuori quello che fino a questo momento, Gabriele, possiamo definire il migliore in campo, perché è stato così cinico da segnare 2 reti importanti e ha, nonostante le poche occasioni create dall'Ascoli Satriano. Sì, Coppola è sicuramente il migliore in campo dell'Ascoli Satriano, anzi di tutti e 22 giocatori. Sì, ha siglato una doppietta che è importantissima per l'Ascoli Satriano. Faccio i complimenti soprattutto per il primo gol di Coppola. È entrato in campo col numero 15 Cadaleta, scusate. Danilo Cadaleta, l'anno scorso 4 reti con l'Ascoli Satriano, giocatore che ha vestito maglie importanti come quella del Molfetta in eccellenza, Real Metapottino in Serie D, settore giovanile del Bari, ha fatto parte anche della formazione Primavera nella stagione 2011-2012, poi Olimpia Agnonese e Real Metapontino. Valentino. In anticipo Lo Sappio, che riesce a passare con un doppio passo su
Daddato. Anzi, su Capuano. 24 minuti di gioco, 2-0 Ascoli Satriano, doppietta di Alessandro Coppola. Il lancio di Quattromini, il colpo di testa a metà tra Cardano e Cuoci. Interviene molto bene sul pallone Cormio, che poi esce palla al piede, Quattromini. Intervento regolare del centrocampista, interviene sul pallone Giacomo Quattromini, rimane a terra il centrale, può partire Cardano, fermato da Seccia, anche in questo caso l'intervento regolare secondo l'arbitro. Cormio colpito al fianco, intanto si è già rialzato Cardano. Continua a rimanere a terra Francesco Cormio, giocatore barlettano. Ex Canosa, Real Bat, l'anno scorso anche lui a segno con l'Ascoli Satriano, 3 reti per lui. Tra l'altro i giocatori che sono stati confermati non sono tantissimi, Ascoli Satriano che ha riconfermato Caggianelli, Cadaleta, poi Cormio, Manasterliu che oggi non è neanche tra i panchinari, Daddato che ha cominciato la stagione da un'altra parte, poi Cosmo Miccolis, uno della formazione Seccia che è al momento in campo, che aveva cominciato però a Barletta in eccellenza. Esce dal rettangolo di gioco Cormio con le mani. Numero 18 di Noia cede il pallone a Luigi Pompa. L'estremo difensore va profondo, cerca Valentino. Pallone riconquistato dallo Spinazzola. Filannino di Noia. Errore da parte di Lo Sappio. Con le mani Borraccino. A palla centrale dove c'è Seccia, il pallone girato da Seccia. Quattromini, bravo ad eludere l'intervento del giocatore dell'Ascoli Satriano. Lancio verso Valentino da parte del numero 15 Cadaleta. Ancora Valentino all'interno dell'area di rigore, arriva il raddoppio da parte di Rotunno e la presa bassa di La Greca. Cadaleta, Rotunno, non aggancia Filannino, Cadaleta giù, il fallo di Quattromini, calcio di punizione per l'Ascoli Satriano. 27 minuti di gioco qui dallo stadio comunale di Palazzo San Gervasio, giornata numero 10 del campionato di promozione Girone A. Gara salvezza che in questo momento vede avanti l'Ascoli Satriano. Fuori Capuano, dentro con il numero 15 anzi con il numero 16, 15 già entrato Mastra Pasqua. Dentro Mastra Pasqua, fuori Capuano, palla verso Martinelli, Martinelli mette giù il pallone, prova a calciare, la deviazione da parte di Peschechera che smorza il pallone, Filannino supera il neo entrato Mastra Pasqua. Cardano, Quattromini, il fallo di Cadaleta, calcio di punizione per lo Spinazzola. Quattromini col destro, Quattromini, palla all'interno dell'area di rigore, allontana Cuoci, ancora Quattromini, pallone messo sulla corsia esterna per D'Ascoli, il tiro di Peschechera, il
Steven Peschechera, che gol, accorcia le distanze, dà la distanza a Peschechera, indovina l'angolo a destra di Pompa e trova un gran gol per il 2-1 al minuto numero 29. Gran bel gol questo di Peschechera. Sì, un fantastico gol, ottima anche l'azione dello Spinazzola. Adesso si accorcia le distanze, vedremo come si comporterà sia l'Ascoli Satriano che lo Spinazzola questi minuti finali, ecco. E allora cambia il punteggio. Occhio però all'Ascoli Satriano con Martinelli all'interno dell'area di rigore, calcia col sinistro, palla alta sulla traversa. Per Peschechera, classe 99, la prima gioia con lo Spinazzola, è una gran bella gioia quella di Peschechera, che trova sull'assist di D'Ascoli spazio per la conclusione, il destro di Ivan Peschechera, palla che termina alle spalle di Pompa. 2-1, si riporta sotto lo Spinazzola, che trova la sua sesta rete in campionato con Peschechera. Lo Sappio. Poi Cadaleta, ancora Cadaleta, mentre pare che il Trulli e Grotte sia in vantaggio accorato, mentre è arrivato il secondo gol della Rutiglianese contro l'Omnia Bitonto. Segnato H, prima ancora aveva segnato l'Osseto per la Rutiglianese. Di Noia di testa, allunga per Cardano, buono il movimento di Cardano che può andare alla conclusione, Pompa la respinta, Spinazzola galvanizzato dalla rete del 2-1, palla dentro di D'Ascoli. C'è forse una deviazione? No, non c'è la deviazione, sarà rimessa dal fondo. E Gabriele, il gol di Peschechera ha dato sicuramente maggior linfa allo Spinazzola, soprattutto mentale, perché ora sembra molto più aggressiva la squadra di Schiavone. Sì, un gol che ha risvegliato, ha acceso di nuovo le speranze dello Spinazzola di almeno pareggiare questa partita. Come ho detto, sì, cioè come tu hai detto, lo Spinazzola si è risvegliato dopo il gol, speriamo continui così e soprattutto trovi il gol del pareggio. Conquista il pallone di Noia sui 30 metri, cede a Quattromini, intervento irregolare di Quattromini e giallo anche per Giacomo Quattromini, fallo su Cormio, anzi sul numero 16 Mastrapasqua. Altri 13 minuti più recupero per le speranze dello Spinazzola, che ricordiamo è ancora sotto ma ha accorciato grazie alla bella conclusione di destro di Ivan Peschechera. Gara che sicuramente sarà molto più vivace questi prossimi 15 minuti, 13 per la precisione. Errore qui da parte di Cuocci, rimedia Cormio, il colpo di testa di Rotunno, Cadaleta, il lancio dove non c'è nessuno, la Greca. Ora Spinazzola che prova a buttarsi davanti, Cuocci, buono il passaggio centrale per Seccia, riconquista la sfera Quattromini. Quattromini si va ad impelagare in mezzo a due giocatori dell'Ascoli Satriano, va giù Seccia, c'è il calcio di punizione, fallo su Raffaele Seccia. Calcio di punizione che viene battuto ora da Cuocci. Cadaleta,
Rotunno, calcio di punizione. Palla colpi di testa da Di Noia, dentro c'è Cardano, deve girarsi Cardano, la rovesciata! Cardano! Che gol! Due meravigliosi gol dello Spinazzola per riportarsi in equilibrio, 2-2 Giuseppe Cardano in bicicletta, in rovesciata, rotundo che è impazzito di gioia, un pareggio che lo Spinazzola trova in pochi minuti grazie a due gran bei gol. Sì, bellissimo gol di Cardano, proprio come quello di Pesche che era... adesso lo Spinazzola sicuramente cercherà di puntare alla vittoria, adesso lo Ascoli Satriano che sicuramente reagirà, vedremo come si sviluppa. Beppe Cardano quindi con una rete in rovesciata trova il pareggio al minuto numero 34, 2-2, e l'avevamo detto che questi 15 minuti che ora sono 10 che ci separano dalla fine della partita sarebbero stati intensi dal punto di vista delle emozioni. È arrivato questo gol davvero molto bello da parte dello Spinazzola. Ascoli Satriano che non è riuscito a gestire il doppio vantaggio concedendo qualcosa di troppo allo Spinazzola, sia in occasione della conclusione di Ivan Peschekera sia in occasione di questo gol di Cardano. Palla lanciata ancora verso Cardano, Cuocci e Cardano a duello, Cuocci riesce a toccare la terza rete di Cardano intanto in questo campionato. Pasculli gira per il numero 7, Cardano va giù, Cardano, anzi era Catarinella che era riuscito a conquistare il pallone, Pasculli è il numero 17, non è entrato, va giù lo Sappio, calcio di punizione, il fallo sul terzino. Intanto Molfetta che si porta sul 4-1 con un super Sabino Terrone, 3 gol per il giocatore tranese, vantaggio anche del Monte Sant'Angelo, squadra che si trova in zona playoff, la rete di Saverio Liz per la formazione del Monte. Occhio all'Ascoli Satriano, prova a puntare l'uomo, il numero 11 Cristiano, fermato molto bene da Peschekera che prima si era lasciato sfuggire il giocatore, poi è andato in recupero, ha effettuato una scivolata pulita e ha strappato via il pallone dai piedi del numero 11. Tanto scatenato Landi in panchina. Il rinvio da parte di La Greca, la palla per D'Ascoli, Di Noia si appoggia ancora sull'esterno, va a mettere fuori il pallone Cristiano, rimessa laterale. Sicuramente non soddisfatto di questa parte di gara per quanto riguarda l'Ascoli, Antonio Landi. 38 minuti, 2-2. La conclusione di Di Noia, facile per Luigi Pompa. Pompa che è rimasto immobile sulla rovesciata di Cardano. D'Ascoli, palla centrale, Di Noia in mezzo a due, Di Noia riesce a tenere il pallone, Cardano, la palla che rimbalza sul corpo del numero 7, poi si incarta Borraccino, palla ceduta a Peschekera, Peschekera ci prova di nuovo, questa volta trova Cormio sulla propria strada, ancora la formazione, anzi è stato Catarinella a calciare. Colpo di testa di Rotunno. Catarinella. Pallone conquistato dal numero 15 Cadaleta. Ci prova dalla distanza Seccia, palla che termina alta sulla traversa. Minuti 30 secondi. Il rinvio da parte di La Greca, colpo di testa da parte
di Catarinella, poi sulla schiena di quattro uomini il pallone. Rotunno tiene in campo il pallone d'Ascoli, lotta sul pallone d'Ascoli, conquista il calcio di punizione, forse anche preso una botta in testa Walter d'Ascoli. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fair, Linea Uova, Ipino e la Stella Verde, macchine agricole. Rotunno, palla all'interno dell'area di rigore. Arrivano in due sulla sfera Catarinella e Cardano. Riparte la Scoli Satriano, Valentino. Borraccino. Cadaleta. Ancora Cadaleta, commette fallo su Filannino, calcio di punizione. Riccardo Lo Sappio per far ricominciare lo Spinazzola, cede però a Rotunno. Va Rotunno. Colpo di testa da parte di Cuocci. Riparte la Scoli Satriano. Martinelli cede a sinistra in direzione Cristiano, il pallone in mezzo di Cristiano, l'uscita della Greca come un gatto, si avventa sul pallone, molto bravo qui Tommaso La Greca, uno dei migliori portieri a mio avviso del campionato di promozione. C'è il fuorigioco di Cardano, se ne avvede solo ora l'arbitro, calcio di punizione. Calcio di punizione a Scoli Satriano. Cadaleta alza la testa, cerca in profondità Martinelli. D'Ascoli, Di Noia. Il fallo su Di Noia. Calcio di punizione, Spinazzola che prova a lottare, non è facile, 10 contro 11, comunque va premiato il cuore dei ragazzi di Schiavone, perché trovare in quelle condizioni il gol, due gol importanti. In 10 uomini, come dicevamo. Come ci dice il nostro Gabriele, occhio a Di Noia, può mettere il pallone dentro, arriva in anticipo Seccia, poi col numero 10 Valentino, palla sul ginocchio di Catarinella, quattro uomini, riparte con Martinelli, la Scoli Satriano, palla a sinistra con Cristiano che deve affrontare il Rotunno, l'uno contro uno, riesce a superare il diretto avversario Cristiano, poi si perde in mezzo alle maglie azzurre che sono tornate a coprire il pallone, quattro uomini, buono il contrasto con Cuocci. Catarinella, il lancio verso Cardano in posizione di offside, Beppe Cardano. Due minuti e mezzo alla chiusura di questa partita, quattro uomini, non riesce a sfruttare l'errore commesso da Seccia. Palla a sinistra dove c'è Cristiano, prova ad affrontare Peschechera che ora si sta sacrificando, lo sta facendo molto bene in copertura, qua non riesce ad affrontare il diretto avversario, il colpo di testa, l'uscita di La Greca, colpo di testa di Filannino su Mastrapasqua, palla rilanciata profonda, Cardano cerca di arrivare per primo sul pallone, la lotta che ora è epica con Cuocci, Cardano atterrato da Cuocci, occhio c'è il giallo per Cuocci. Ammonito Giovanni Cuocci. Ammonito anche il difensore centrale ex Canosa, Giovanni Cuocci, ex anche del Trani, il giocatore più esperto per quanto riguarda perlomeno l'anagrafica della squadra allenata da Landi. Sul pallone quattro uomini, in mezzo c'è Di Noia, pronti a buttarsi all'interno dell'area di rigore. Cardano, Catarinella, arriva anche Peschechera,
Partito quattro uomini, palla in mezzo all'area di rigore, ci arriva con la testa Di Noia, con la parte superiore della testa, poi qualcuno vede un fallo di mani, però l'arbitro che era più vicino all'azione andrà a far battere la rimessa laterale, che verrà assegnata. Verrà segnata all'Ascoli Satriano. Cormio. Ancora Peschecchera. Lui tra i migliori, almeno da quando è tornato a giocare a centrocampo. Inizio difficile come difensore centrale, poi ha riacquistato fiducia. Quattro uomini, sbaglia il filtrante, Cuocci. Quattro uomini torna sul pallone, ora anche da queste cose potete vedere il cuore dello Spinazzola, palla profonda verso Mastrapasqua, la chiusura di Filannino che si sta sacrificando anche in fase di copertura. Di Noia riesce a passare, ancora Di Noia prova ad allungarsi il pallone, lo regala a Pompa. Superato il minuto numero 45, siamo già nel recupero. Tiene il pallone Seccia, Cadaleta, apre a destra per Mastrapasqua. Mastrapasqua non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale Spinazzola. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fair, Linea Uomo Baipino e La Stella Verde, macchine agricole. Partner di quest'oggi. Cardano vince il duello irregolare, l'intervento di Cardano può partire da solo, Cardano questa volta steso da Cadaleta, non c'è fallo anche in questo caso, l'arbitro non fischia, riparte l'Ascoli Satriano con Seccia per vie centrali, palla per Martinelli, Martinelli profondo alla ricerca di Mastrapasqua all'uscita di La Greca, La Greca che arriva in anticipo sul pallone, va subito al rinvio, profondo alla ricerca di Cardano, interviene sul pallone Cormio. Cadaleta alza la testa, cerca anche lui la profondità, il pallone passa, Valentino, rotunno il contrasto, Valentino rimane in piedi, cede dietro per il numero 4 Seccia, lo scambio con Cadaleta, ancora Seccia dentro il pallone, c'è l'intervento irregolare di quattro uomini, fallo di quattro uomini, calcio di punizione, si tiene la caviglia Raffaele Seccia. 47 minuti di gioco al nostro cronometro, mentre cerchiamo di vedere se sono cambiati i risultati al campionato di promozione. Non ce ne sono fino a questo momento, non abbiamo ancora conferma del gol del Trulie Grotte col Corato. Tanto comunque in avanti nelle zone alte della classifica, risultati importanti per Monte, Molfetta con l'Ordona, il big match della giornata, e ovviamente l'Omnia Bitonto che vince 4-2 a Rutigliano. Seguiamo questo calcio di punizione con il numero 9 Giacinto Martinelli, Martinelli che ha un fratello che ha giocato a Canosa, a Corato, a Trani, il colpo di testa, la girata da parte del numero 11 Cristiano che ha chiesto il calcio d'angolo. Termina anche il terzo minuto di recupero, vediamo se ci sarà modo di giocare ancora un minuto. Non è stata riportata l'entità del recupero. Il rinvio da parte di La Greca verso Cardano, di testa Borraccino, anticipa Cardano, dall'altra parte Pompa prova il rinvio, anche l'Ascoli Satriano dopo il 2-2 ha cercato con aggressività di trovare il gol del 3-2, intanto crampi per il difensore centrale Rotunno che non era al meglio della condizione. E probabilmente con
il pallone rilanciato dallo Spinazzola si andrà a chiudere questa partita molto bella che ha vissuto di lampi, Gabriele, perché 2-0 su due tiri in porta, i pochi tiri in porta della Ascoli Satriano, e due gol uno dietro l'altro, uno più bello dell'altro, dello Spinazzola per trovare il pareggio. Sì, come avevo detto all'inizio del secondo tempo, avevo detto che sarebbe stato un tempo emozionante, come si è dimostrato. Lo Spinazzola ha avuto coraggio a reagire, a trovare due gol splendidi, punto importante soprattutto per il morale. L'Ascoli Satriano che si dovrà accontentare di questo punto dopo un vantaggio che ha mantenuto per molto tempo. Allora, rinvio la greca, vediamo se fischierà l'arbitro sul rinvio del portiere dello Spinazzola. Un'occhiata all'orologio per il direttore di gara, palla verso Cardano, la tiene in campo, prova a passare Cardano, a Strapasqua c'è il fallo sul numero 16, calcio di punizione, batte Cadaleta e finisce qui. Lo Spinazzola trova un pareggio importante dopo essere andata sotto di due gol alla doppietta di Coppola, trova due gol bellissimi, uno con Peschecara dalla distanza di destro, l'altro in rovesciata di Cardano dall'interno dell'area di rigore. E allora noi salutiamo innanzitutto i nostri sponsor che sono Fertil Sud, Cereal Fair, Linea Uomo by Pino e La Stella Verde Macchine Agricole. Salutiamo il nostro Gabriele Copeta. Ciao. E ovviamente ci risentiamo domenica prossima perché c'è una partita importante, una partita dai vecchi sapori, quella tra il Corato e lo Spinazzola. L'appuntamento alle 15.30, quindi dal Comunale di Corato.